Tra l'altro, adesso qua salto di palla in frasca, perché qua è imbarazzante la somiglianza con Ibrahimovic in quella foto, o perlomeno con un giovane Ibrahimovic. E tra l'altro una ragazza ci ha scritto, Gloria Pistolato, ci ha scritto: ma chiedi a Kuz se questa somiglianza gli ha mai creato qualche imbarazzo, il fatto di assomigliargli così tanto, perché i tifosi di Inter ritengo che tu esteticamente gli assomigli veramente moltissimo. Guarda, un pochino ci siamo. Questo devo... è già Ibra, seconda maniera, con i capelli lunghi. Bisognerebbe trovarlo capelli corti. Devo crescere da capelli lunghi e può darsi doppio più, ma... No, mi hanno detto anche in squadra che somiglia un po' a Ibra, parlo come Ibra, ma va bene, dai. Questa... E tra l'altro ci chiedono a proposito di capelli, perché hai tagliato i capelli? Ci chiede Giuseppe, perché hai tagliato i capelli? Avevi capelli perché lunghi? Mia moglie mi ha detto. Sì? Sì, ha detto, dai, che avevo io capelli a Firenze lunghe, dopo sono andato in Germania e volevo ancora lasciare lunghe, ma la mia moglie ha detto, vai, taglia. Che film ti piacciono? Che genere di film ti piacciono? Polizieschi? Mafia. Ma è film... un po' film di duri, mafia. Sì, beh, ho visto... ho detto polizieschi perché ho visto che ti piaceva un film di Al Pacino, l'hai postato. Eh sì, questo film mi piace perché... Volevo vedere come loro hanno fatto i vita, perché sì, lo so che non sono idoli per... Per amor di Dio. Ma mi piace come sono furbi e come hanno fatto... È una storia interessante. Sì, insomma, sì, interessante. Parla di un poliziotto corrotto, Son of No One. Sì, questo mi piace, ma sicuramente... Perché a mia moglie piacciono altre cose. Insomma, succede in tutte le case. Immagino che i nostri telespettatori se ne faranno un'idea in maniera abbastanza semplice. No, vabbè. Cioè, c'è chi vuole vedere la partita, la moglie magari vuole vedere la serie televisiva. No, la moglie c'è la sfortuna che anche piace vedere... Quando esco con me è una partita importante, lo guarda anche con me. Un Inter che deve chiudere la stagione al meglio, adesso questa noia di Palazzo, ti faccio dire due cose di attualità prima di leggere le mail dei tifosi: noia di Palazzo, un infortunio, lui è il giocatore che ha fatto meglio onestamente dal punto di vista dei gol quest'anno, però insomma gli obiettivi non cambiano. Te lo chiedo perché ho seguito una tua intervista prima del derby, proprio ascoltando quello che diceva un giornalista a carta stampata, e ti ho sentito molto, hai un carattere molto deciso, no? Comunichi le cose in maniera molto, molto diretta, e mi ricordo che in quell'occasione eri stato molto deciso. Allora mi piacerebbe che tu fossi altrettanto deciso nel dire che non cambiano gli obiettivi e che comunque al di là del problema Rodrigo, insomma, si andrà dritti alla meta. No, certo, il nostro obiettivo è Champions League, vogliamo arrivare di qua e questo non cambia niente. Mi dispiace tanto per Rodrigo perché lui sta facendo l'area grande, ha fatto sempre gol, è importante per la squadra, ma è successo ora così e ora dobbiamo trovare un'altra soluzione. Questo lo fa Mister sicuramente bene e ora contro Atalanta si deve vincere. Che differenza c'è per un centrocampista giocare davanti ad una difesa a 3 o a 4? I tifosi si stanno evolvendo sempre di più sulla tattica, preparatissimi. Cambia poco o la differenza? Cambia poco perché quando uno ha avanti di difesa deve solo guardare l'uomo, deve sempre aiutare la difesa, deve coprire anche i centrocampisti, ma per me cambia poco perché questo che gioca avanti di difesa deve fare il gioco e sicuramente c'è un ruolo molto molto importante. Qual è la caratteristica principale di avere uno che gioca davanti alla difesa? Deve avere personalità, no? Per andare a prendere le prime palle. Sì, deve prendere la palla, deve fare le scelte giuste, deve mettere i compagni bene in gioco e questo è sicuramente importante, un ruolo molto molto sicuramente difficile ma anche importante. Allora, qual è il traguardo che vuoi raggiungere con l'Inter? Vincere titoli. Titoli? Qual questo è il tuo sogno? Voglio... Sogno. C'è tanti sogni. Sogni sono fatti apposta per realizzarsi. Guarda, no? Le sogni sono queste che loro hanno fatto, ma sicuramente voglio anche vincere il campionato e ora c'è possibilità di vincere Coppa Italia, ma il sogno è come loro hanno fatto i Champions League, ma ora sicuramente non penso di questa perché voglio fare bene e voglio vincere titoli. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...